Bella a tutti ragazzi, benvenuti finalmente al nuovo episodio della nostra carriera giocatore con Kundispo, perché siamo ancora alla Fiorentina ed è appena finita anche questa stagione con la Fiorentina. Allora, quindi terminiamo la stagione, riepilogo, guardiamo gli obiettivi, li abbiamo rispettati tutti e quattro, quindi sono molto molto soddisfatto. Forse è la prima volta che rispettiamo tutti gli obiettivi. Spero davvero di scegliere la miglior squadra possibile, perché non sono ancora sicuro se rimane alla Fiorentina. Non sono ancora neanche sicuro se continuarla, perché a me piace comunque, mi diverte giocare. Non sempre, comunque ogni tanto giocare la nostra carriera giocatore mi diverte. Molti scrivono di andare in America per concludere la carriera, soltanto che penso ancora non sono così vecchio nel gioco. Se non sbaglio 27-28 anni, quindi magari fare ancora due stagioni, arrivare almeno a 30 anni e poi magari andare in MLS. Sono davvero molto indeciso, perché in molti qualcuno ha detto di chiuderla anche qui questa carriera, perché comunque molto aveva stufato. Io invece penso ancora di continuarla per un po', magari fare ancora un altro anno, dato che nel giro di pochi episodi comunque si può concludere un anno. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, adesso vedremo che offerte arriveranno. Sicuramente inizieremo il nuovo anno con la Fiorentina, poi magari il nuovo anno le amichevoli con la Fiorentina, e poi naturalmente inizieranno ad arrivare delle belle offerte, speriamo soprattutto. Come al solito ci mette un'eternità a preparare la nuova stagione, quindi aspettiamo, non aspettiamo insieme, ma aspetto che finisca e ci sentiamo tra poco per l'inizio della nuova stagione. Dopo 6 minuti di attesa, finalmente si è sbloccato e inizia quindi la stagione 2023-2024. Guardiamo vabbè, questi qua sono gli obiettivi di prima, volevo vedere i nuovi obiettivi che non ci hanno fatto vedere. E quindi inizieremo ad aspettare comunque delle offerte. Rientra Wolski dal prestito e adesso siamo ufficialmente, tra pochissimi istanti, spero, perché potrebbero passare altre 10 minuti anche per questo passaggio dal 30 di maggio all'1, no, dal 30 di giugno all'1 di luglio. Speriamo di no, io provo a interrompere, vediamo se passa da solo. Fatto sta che non sono sicuro se a rimanere, perché comunque abbiamo fatto 20 gol, abbiamo fatto 9 assist, abbiamo fatto davvero un campionato a mio parere strepitoso, quindi magari arrivano delle offerte interessanti per noi. Non sappiamo però se la Fiorentina è andata in Europa League o no. Ci siamo riusciti, incredibile. Ci ha messo 2 minuti però, non male. Allora, 2 mele, aspettative per questa stagione, diamo un'occhiata. 6.7. Allora, valutazione media minima di 6.7 o superiore. Poi il 13 gol, 5 assist e il 15%. Più o meno sono gli stessi obiettivi che avevamo nella scorsa stagione. Allora, io aspetto, perché magari faccio le prime amichevoli con la Fiorentina. Vorrei vedere se siamo in Europa League, perché sinceramente vorrei alzare almeno un titolo, raga, prima di finire la mia carriera. Allora, siamo in Europa League, almeno così c'è scritto per adesso. Non sono sicurissimo, ce ne sono veramente un sacco in Europa League, quindi secondo me sono anche le squadre che dovranno fare i preliminari, ci siamo anche noi sicuramente. Anzi, guardiamo dal calendario, perché dovrebbe esserci scritto. E infatti no, questo è un amichevole contro lo Schalke. Ecco qua, ci sono i preliminari, che sì, i preliminari di Europa League contro il Kilmarnock. Non sono sicuro se rimanere, perché adesso comunque un piccolo stimolo in più, c'è l'Europa League. E chi lo sa, magari lottare per un'Europa League sarebbe una gran cosa. Alla fine abbiamo potuto constatare che siamo i titolarissimi di questa Fiorentina, nonostante gli infortuni, ma siamo sempre stati titolari in questa squadra, non abbiamo mai perso il posto quest'anno. Sarà perché comunque abbiamo avuto un grandissimo rendimento. E quindi rimanere a quella Fiorentina mi piacerebbe comunque, per diventare tipo un giocatore simbolo della Fiorentina. Oppure aspettare la Fiorentina appena acquistato Embolo, Donald Embolo, per 14 milioni e mezzo. Quindi arriva un giocatore che potrà darci un po' di fastidio in avanti. Speriamo di no, però arriva un buon giocatore. E infatti è scritto: il posto da titolare di Kundispo è in pericolo. Quindi penso che adesso inizierà ad arrivare qualche offerta per noi. Non ne sono sicuro, però potrei chiedere anche il trasferimento, volendo, per vedere più o meno. Se infatti c'è scritto la maggior parte riguardano Kundispo, che si è detto particolarmente infastidito il nuovo acquisto. Quindi volendo possiamo fare così, raga. Non sono sicuro, non voglio rischiare molto tipo di creare dei problemi con voi, ma c'è scritto giocatore spettacolare, abbiamo 29 anni, raga. Potremmo fare un anno e poi andare in America. Comunque richiede trasferimento, vediamo se arrivano delle offerte per noi. Perché se arrivano delle offerte per noi, arriva soprattutto qualche offerta interessante,
potremmo prendere in considerazione, secondo me. Allora, arriva l'email di risposta della società, penso, vediamo cosa ci dicono, perché comunque hanno comprato Embolo, hanno respinto la nostra decisione, però la rifaccio perché sapete, dopo un paio di volte che ho provato a farla, la società poi accetta e ogni volta sbaglio. Eccoci qua, ci avviciniamo a fine di luglio, arriva la prima amichevole contro lo Schalke, già qui capiremo molto, perché se ci fanno giocare titolari vuol dire che magari puntano più su di noi. Comunque giochiamo titolari insieme a Babacar, per adesso Embolo in panchina. Vediamo l'email, vediamo cosa dicono. Hanno deciso di accettarla, naturalmente ci faranno sapere se arriverà qualche offerta interessante. Molto bene, quindi adesso andiamo a giocare contro Schalke per la prima amichevole stagionale. Giochiamo in trasferta, quindi si va in Germania, si vola in Germania, le maglie vanno bene queste. 3-5-2 solito con Babacar e Kundispa, Cuadrado, De Silvestro, Petriccione, Olson, Donnarumma, Gonzales, un difensore sconosciuto, Trotto, un altro attaccante all'Avellino, ma non penso sia lui. Comunque, Schalke, Fiorentina, andiamo al match, speriamo di far bene, speriamo di stupire il mister o magari di farci notare da qualcuno. Eccoci qua, Schalke, Fiorentina, amichevole, non perdiamoci in chiacchiere perché davvero voglio andare a vedere le offerte che arriveranno e cominciamo immediatamente. Speriamo di fare un'ottima gara, speriamo soprattutto di farci notare magari da qualche osservatore, anche andare a giocare in Germania sarebbe una bella cosa. Sfida il difensore avversario, prova ad entrare, ha la palla sul destro, prova la fucilata, parata, la palla arriva a Cuadrado che la ributta dentro, Kundispa di testa non ci arriva, peccato, in mezzo non c'è nessuno, Kundispa quindi si ferma, salta gli avversari, può andare da solo, col destro, palla fuori, altra occasione sciupata, Kundispa molto bene, ancora defilato, in velocità salta l'avversario, può andare a fine in fondo e crossare, ma non c'è nessuno in mezzo, la mette lo stesso in mezzo, arriva il De Silvestro, la tocca e basta. Lo sarei Bernardeschi, il movimento del Kun, la palla è per lui, in profondità, può andare con Dispa. Peccato, per poco. Oh, qua forse fallo, no. Bernardeschi, lancio per il Kun, poi tutta regolare, si ferma, rientra, ha la palla sul destro, la fucilata parata dal portiere. Cuadrado, la ributta in mezzo, il tiro del nostro compagno, parato, cioè deviato. Poi Embolo, fuori gioco. Occhio il tiro, bravo Chiosa, poi il tiro al volo di Draxler. 1-0 Schalke al 90esimo minuto, anzi siamo tipo al 94esimo. Kundispa prova a rientrare, fa tutto da solo, è stanco però, prova comunque lo stesso, viene fermato De Silvestro, il lancio davanti sbagliato e finisce qua la partita. 1-0 per lo Schalke, buona partita comunque da parte della Fiorentina. Purtroppo non siamo riusciti a segnare, vince lo Schalke in amichevole, 1-0. Allora, vediamo se arrivano delle offerte per noi, ancora nulla. E c'è l'amichevole contro il Rennes, che giochiamo ancora. Quindi andiamo a giocare anche questa amichevole e poi aspettiamo e speriamo arrivi qualche offerta. Comunque la formazione è la solita, non vado neanche a leggerla. Andiamo al match. Comincia l'amichevole, siamo quindi in casa, Fiorentina-Rennes. Cominciamo immediatamente, cominciamo questa nuova sfida, questa seconda amichevole prestagionale. Speriamo di far meglio che nella prima, soprattutto speriamo almeno di mettere a segno almeno un gol. Prendiamo il nostro 20esimo cartellino giallo, però prendiamo un +1 in aggressività. Purtroppo un fallo presente stupido che ho fatto all'inizio partita. Olson per il Kun, appoggia per il suo compagno, lancio per lui, Kundispa può andare in aria, rientra, alla palla sul sinistro, la traversa, incredibile, che sfiga, come al solito. Bernardeschi con le mani per il Kun, può girarsi, è in aria, col destro la parata di Silva ancora, ne ha prese almeno 4. Cuadrado appoggia dietro per il Kun, prova a saltare l'uomo, ci riesce, ha la palla però sul sinistro, ci prova, grandissimo il gol di Kundispa finalmente raga, meno male, almeno ci siamo sbloccati in questo episodio. Però un grandissimo gol, guardate qui la finta sul difensore, di fisico se ne va, di vera potenza, poi col mancino che ho nel suo piede, l'angolo sul palo più lontano, 1-0. Se riusciamo a non subire il gol del pareggio magari. Occhio, prendi la portiera, bravo, bravo, è finita la partita, dai. Rinvia, rinvia che è finita. Palla lunga per il Kun e finisce qua, 1-0. Segna Kundispa, vinciamo. Vince la Fiorentina 1-0 contro il Ren. Perfetto. Allora, aspettiamo quindi adesso Chiosa si candida una maglia titolare dopo un ottimo precampionato. Non dite una cosa del genere, per piacere. È un 60 Chiosa. Allora, andiamo avanti e spero davvero che arrivi qualche offerta per noi, perché comunque per adesso non è arrivata neanche una. Io ho chiesto il trasferimento, penso di avere un po' di mercato, perché comunque dopo una stagione del genere qualche squadra potrebbe chiamarmi. Per adesso nada. Ecco, forse qua c'è la prima finalmente. Fermiamoci, andiamo a guardare qual è. Se ti fermi però gentilmente. Real Madrid, andiamo a farci soldi al Real.
Boh, raga, non lo so. Cioè, arriva l'offerta da una delle squadre più forti al mondo, quindi vuol dire che un po' siamo riusciti a farci notare. Però non lo so se andarci, perché non giocheremo quasi mai, almeno che tipo CR7 è andata in pensione, cosa molto probabile. Un attimo, aspettiamo un secondo. Voglio vedere se, se riesco a vedere la formazione del Real. Eccola qua, in attacco hanno Cavani e basta, perché poi c'è De Thomas, Markkanen e Angoua. Quindi volendo andiamo a giocarci il posto con Edinson Cavani. Vediamo se c'è ancora CR7. Ma no, secondo me non c'è neanche più CR7. E infatti, si è ritirato Cristiano Ronaldo o è andato via, non lo so. Però raga, indossare la maglia dei Blancos sarebbe troppa roba, davvero. Dai, vi lascio qua con questa notizia, con questa offerta comunque. Ditemi voi cosa ne pensate di questa offerta reale, che secondo me è l'offerta più allettante che abbia mai ricevuto da quando facciamo la carriera giocatore della squadra più forte in assoluto al mondo, di una delle squadre più forti in assoluto al mondo. Sarebbe davvero bello andare a giocare insieme a Cavani, magari giocano con il 4-4-2, chi lo sa, e noi giochiamo in coppia con Cavani titolare. Perché comunque se ci chiama il Real non penso che ci chiami per fare la panchina, siamo un 81, De Thomas e gli altri non penso che abbiano una valutazione così alta. Boh raga, fatemi sapere voi, magari giocano con l'attacco a 2 e noi riusciremo a giocare titolari. Ditemi se accettare o rifiutare, sarebbe davvero un passo incredibile dalla nostra carriera andare a giocare la Champions con Real. Magari di vincere, perché Real è così forte che magari la vinciamo anche la Champions. Quindi fatemi sapere voi, arriviamo almeno a 1000 like per un prossimo episodio, quindi commentate perché è molto importante. Commentate, facendomi sapere cosa fare, se accettare o rifiutare. Se avete quindi dei consigli da darmi, scriveteli qui sotto. Vi chiedo di rimanere sintonizzati qui sul canale, quindi iscrivetevi per non perdervi nessun video. Passate alle social che trovate qui sotto in descrizione, anche da Instant Gaming se volete comprare giochi a prezzo scontatissimo. Noi ci vediamo dopo con un prossimo video.